No, non hai 2 anni, metti la giù, brava. Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ally. E io sono Auri. Siamo su Ally Auri Channel. Ma ci vedremo dopo perché adesso ci sarà una cosa super mega speciale. Ehi là! Sì, lo so, siamo in una location un po' strana. Stiamo andando a fare una cosa molto speciale che tra pochissimo scoprirete. Un po' una surprise. E siamo solo emozionate. Sì! Ok raga, ecco qui la nostra sorpresa. Adesso vi spiegheremo meglio dentro. Praticamente Giustachini ci ha contattato per venire a fare un altro shopping all'interno del loro shop. Solo che lo shop è al negozio chiuso, quindi ci saremo solo noi. E non sappiamo se si sente qualcosa, perché questa via è la più trafficata di Verona. E andiamo. E nulla, andiamo dentro a scoprire cosa succederà. Ciao! Allora, siamo entrate dentro, all'interno del negozio, come potete vedere è vuoto. Infatti ci siamo tolte la mascherina. Ci siamo solo noi e tutta la roba di cancelleria a scuola. E adesso siamo pronte per andare a fare un bel po' di shopping per decorare i nostri quaderni. Adesso ognuno va il proprio carrellino e si va all'avventura. No, mamma non sa fare la regista. Vai! Allora, non c'è anima viva, siamo solo noi e la voglia di fare altro shopping. Mamma, sei la nostra regista? Yes. Sì. Allora, da cosa iniziamo, Auri? Beh, allora andiamo a iniziare a fare shopping, sennò qua... Allora, insomma, ma dove va? Certo, che villa, cioè. Guarda che bello, però ci starebbe la striscia nuova. Sai che ci starei belli? Ecco, c'è il parco della corsia. Praticamente moriremo. Compreremo tutto il nostro shopping. Ah, la corsia delle penne. Ci rincontriamo. Lo prendiamo allora. Sì, no? Questi due colori nuovi di evidenziatori devono essere assolutamente miei. Vai, Valletta. Cioè, sono stupendi. Poi io il rosa. Siamo due cose uniche, sì, assolutamente. Sì. Aggiudicati. Sì, ma mamma, che bello. Guardate che meraviglia. Ma che bello, ma una penna, penna. Cioè, ma avete visto solo i nuovi colori dello stabilo? No, che pennarelli sottilissimi. Questi vanno nel mio carrello. Aggiudicati. Sono stupendi. Bellissimi. Queste sono le metal. Mamma mia, mamma mia. Questa è la marca di penne che c'è in un negozio di Bolzano. Ma ci sono anche qui e ci sono pure i kit. Pure il 30% della cassa. Ah, è bellissima una penna blu. Ok, 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 mia anche questa. Raga, questi sono i nuovi evidenziatori della Giotto Video. Pastello stupendo. L'indecisione quasi comincia a sentire. Sì, sì, beh, io riprendo. Tu guardi, basta. Sto facendo una questa ragazza. Mamma mia. Vediamo se ci sono dei nuovi colori. Non c'è neanche un cavolo di colore che stia vicino al lilla. Male. Però questi pennarelli dorati, quanto sono belli. Tanto magari se riuscissi a tirarlo fuori non sarebbe una brutta cosa. Potrebbero entrare nel mio carrello. Belli questi pennarelli. Questi aggiudicati. Vanno nel mio carrello. Belli anche tutti i colori. No dai, faccio anche la parsimoniosa. Ma quando in questa parsimoniosa, Alice? Dai, da oggi, a quanto pare. Però una bella penna stilografica. Guarda che questo stile è proprio bello, sai. Dovresti prendersela. Ecco, vedete, queste cose non si possono fare se non si è il negozio tutto per sé. Aia. Ci sono un sacco di nuovi colori, vi giuro, bellissimi. Io ho preso questi due. Il salmone ce l'ho già. Anche se non si dovrebbe sgarrare, ci sono dei quaderni meravigliosi. Cioè qua tutta in realtà è meraviglioso. Sono le pagine scansionabili. Non posso lasciarlo qui. Insomma, mi sta pregando di prenderlo. Allora lo prendo. Mi sta pregando di prenderlo. Cioè, Laura ha tra tutto il ben di Dio che c'è qui, prende le bicche. Cioè, per dirvi, sono i colori pastello. Non so se il nostro cuore può reggere questo peso così gravoso. Aia. Oggi. Pennarello o fini? Fini o pennarello? Dai, sono indecisa, non devi prenderli. Questo momento di indecisione. I miei pennarelli. Mi sa che mi approprierò anche di questi. Sei proprio una copiona. Secondo voi quali sono meglio? Secondo voi quali comprerò? Questi
Questi o entrambi? Entrambi. Mamma, che dici? Ragazzi, la soluzione è mettere tutto nel carrello e poi pensarci all'ultimo, scusatemi. Cioè, le basi proprio. Questo è molto bello, devo dire. Però arancione no. L'arancione invece, scusatemi, entra in questo è bello il mio colore preferito. Questo è molto bello, io prendo questo. Ne ho presi già due di arancioni. Beh, il trattopenne però abbinato, scusate, al mio nuovo pennarello non si può non prendere, dato che sono molto simili, li prendo di tutti e due i colori. Ma scusatemi, ho letto anche voi le penne brillantine da scriversi sulle mani per farsi i tatuaggi, cioè. No, dai. Cos'è? No, dai. Possiamo... Qua serve la bandiera bianca. Oh, no, 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 no. Alice, fa vedere. Gli imprevisti ci stanno sempre. Vabbè, dai, andiamo. Andiamo, dai. Andiamo, dai. Andiamo così a vedere cosa ci porta il destino. Ma non so se prenderlo il quaderno. Lo prendo o non lo prendo? Sto tenendo. Un quaderno non fa mai male. L'inchiostro non attraversa la pagina. Dai, è super, dai, tecnico. Dai, ci sta. Però queste cose effettivamente sono utili. Cioè, non sono anche belle, sono utili. Quindi nel carrello andiamo, dai. Una penna a forma di cactus. Ragazzi, queste penne andavano quando io ero alle elementari. Vero, ma adesso sono passate. Sì, erano cancellabili. Cioè, se tu avevi questa, poi di tutti i colori, eri un figo. Io sono perfetta, il mondo che è sbagliato, hai capito? Qual è il tuo carrello? Quello gremito di roba. Scusate, questo è stato tutto colorato, però. Vado a scuola con questo. Aspetta, adesso metti il sito sopra. No, ma che? No, ma quello sobrio o quello poco sobrio? Quello poco sobrio. Ale, scusate, si sono evoluti con le cartoline, noi ce l'avamo così, adesso le fanno tutte colorate, divertenti. Sì, allora, cioè, è anche un piacere portarsela a scuola. Grazie, siamo arrivati nel reparto delle brush pen. E la dice qua ci sarà per tutta la vita. Dobbiamo assolutamente prenderle, queste qui non sono brush pen, ma sono ugualmente stupende. Ah, non lo so in realtà. Strano, sei sempre così decisa. Hanno doppia punta, cioè quella più sottile. E quell'evidenziatore, ad esempio. Ma sono stup. Questo aggiudicato in trappè. Anch'io. E non esce più. Sia lo Sharpie lilla che il suo amichetto. Il colore è bellissimo. Lo già. Anche bluette, stupendo. Anche questo. Lo già. Questo l'avevi preso l'altra volta? Sono un po' indecisa se questo o questo. Però è tutto tombo, Alice. Compra anche il pennello da tombo. Hai ragione. Lo so che ho sempre ragione. Siamo ritornati sempre questa penna. Allora, adesso bisogna chiudere gli occhi, mettere due mani così, e allora dire stop e prenderemo entrambi i colori. Sì. Quindi si chiama acchiappa l'evidenziatore a caso. Vai. Stop. Con tutte e due le mani stop. No. Prendi la destra, prendi la roba della destra, con la sinistra continua. Stop. Aurea ha deciso di voler prendere un solo evidenziatore, per cui adesso le dirò anche quale mano scegliere. Vai Aurea, inizio. Stop. Devo dirti destra o sinistra? Sì. Sinistra. È giusto! Questo non ce l'avevamo. Allora, per sfruttare al meglio il fatto che il negozio è tutto per noi, abbiamo deciso di fare un altro gioco, incentrato però sulla corsia stavolta. Allora, io farò così, Aurea mi dirà stop e il prodotto che toccherò, comprerò. Fammi dire il tuo giù. Allora, stoppati. Ok. Destra o sinistra mia? Sinistra? Sì. Alto, basso? Basso. Ok. Ok, scegli una cosa. Da qui? Sì. Rosso! Bello. Approvo. È la marca che mi piace. Penna rossa della Schneider. In tu del carrello. Okay. Adesso tocca l'Aurora. Allora è il mio turno. Vai. Stop. Sinistra. Ok, allora. Allora, cioè a tua altezza. Quindi basso. Prendi. Belle! Belle le matite fluo. Belle, approvato. Approvate. Indelebile dell'Uniposca verde chiaro. Ci sta con una dell'agenda. Sì, dato che non ci potremo mai alzare col Covid.
meglio avere un temperino di riserva dentro all'astuccio. Direi che abbiamo finito il nostro bellissimo shopping. Ultimo giretto nelle corse, giusto per avere il gusto di correre. Ma scusate, c'è il flauto rosa. Allora, abbiamo deciso che quest'anno ci colibrineremo i libri fai da te, cioè la mamma lo farà in sostanza, e quindi abbiamo preso questo. Già, quanti libri abbiamo? Cioè, noi abbiamo finito di fare shopping, vi ricordiamo... Più che shopping danni. Esatto. Vi ricordiamo che noi siamo venuti a fare shopping nel Giustacchini Store di Verona. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e adesso andremo a casa e vi faremo vedere con calma tutti i nostri acquisti. La valigia trasparente, Auri. No, scusate, la valigia trasparente. Allora, speriamo tanto che la parte di shopping fatta nel negozio chiuso di Giustacchini mi sia piaciuta, perché noi ci siamo divertite tantissimo. Era... veramente avevamo tutto il negozio, esatto, per era noi. Esatto, c'eravamo solo noi, abbiamo fatto un po' di stupide tra le corsie, lo ammettiamo, perché ci siamo fatte prendere un po' la mano. Comunque è un paradiso, cioè io morirei lì molto volentieri. Sì. Abbiamo fatto anche un altro video back to school, sempre acquistando da quel negozio, ve lo lasciamo qui nelle schede, è stupendo. E adesso faremo vedere meglio nel dettaglio cosa abbiamo acquistato. Abbiamo acquistato principalmente cose decorative, per cui evidenziatori, penne, pennarelli, tutte cose colorate. Allora, partiamo dalle cose un po' più scialle, con tre rotoli di plastica tipo per colibrinare i libri, perché nostra mamma ci insegnerà, vi faremo pure vedere in un video, così andremo in libreria a farlo, ma lo faremo esatto. Vedremo che cosa uscirà. Poi abbiamo preso delle etichette per i libri e per i quaderni e dei separatori per i quadernoni che Auri utilizzerò nel metodo di studio per la maturità. E passiamo agli evidenziatori. A calcoli fatti, Lelli ha fatto più danni di me. Non è vero. Sì, è verissimo. Io ho preso più cose che costavano meno e Aurora ha preso meno cose che costavano di più. Bugia. Allora, io ho preso 5 evidenziatori della Stabilo Boss. La valice. Questo qui, che è un rosa fluo. Poi ho preso altre 2 tonalità di rosa. Questo qui. Sì, a me non piace il rosa. Stupendo. E questo qui, però vi giuro che sono 3 rosa totalmente diversi, eh. Totalmente. E poi ho preso un giallo che mi serviva, più che altro l'ho preso nel gioco dei evidenziatori. E un verde perché è stupendo anche. Ho preso l'azzurro che mi è capitato nel gioco degli evidenziatori. Basta. E poi ho preso 2 della tratto video che non avevo mai provato, quindi sono stracuriosa di provare. Questo qui giallo, credo sia giallo, proverò. E questo qui rosa, sempre della tratto video pastel. Poi abbiamo preso una specie di evidenziatore barra penna che ha doppia punta. Molto bella, ce n'erano di un sacco esatto, di colori. Esatto, di questa manca qui. Qua c'è il pennino, quello più sottile. Pennarello tipo. Pennarellino, sì. E di là c'è l'evidenziatore gigante. E di là c'è l'evidenziatore. In realtà penso siano indelebili più che evidenziatori. Io ho preso questo colore. Allora, sempre per rimanere in mood rosa, perché ho fatto uno shopping rosa, ho preso un tratto pen rosa. Molto simile a quelli degli evidenziatori, per cui sarà tutto abbinato. Mentre anch'io ho preso un tratto pen, ma ho preso di questo azzurro, cioè è stupendo. Questo azzurrino qua, che non avevo in nessun tipo di penna, e quindi un colore nuovo che si abbina. E io, perché non sono parsimoniosa, in verità ne ho presi 2 di tratto pen, solo che non mi ricordavo più di 2 tonalità di rosa. E mi sono sporcata tutta la mano. Poi ho preso uno Sharpie, che è un pennarello lilla. Io invece sono molto banale, ho preso uno Sharpie nero e mi piace un sacco, è secondo me uno dei migliori evidenziatori che ci sia sul mercato. E in poi realtà preso... non sono proprio evidenziatori. Però, no, evidenziatori indelebili. E poi ne ho preso un altro che però è più piccolino e che servirà per definire, non so, i titoli del bullet journal o del diario scolastico. Poi io ho preso 3-2 penne rosa, sempre per rimanere in tema rosa. Questa qui della Papermate. Si chiama Papermate Flare Medium, sempre rosa. Mentre Lauri l'ha presa arancione. Arancione, con la punta così. Stra carina. Bella, bella, bella. Poi ho preso una penna della Stabilo, si chiama Stabilo Black Pew, fatta così, sempre rosa, strabellina. È un po' la valice. Scrive anche in gel, strabella, con la punta così. Tutto rosa, oggi ero tema mondo rosa. E sempre per rimanere in mondo rosa ho preso questa penna della Schneider, che sono le mie penne preferite in assoluto, solamente che ha il pack rosa, però è una penna blu, scrive blu. E sempre per rimanere in tema marca, sempre della Schneider, nel gioco di prendi una roba e prenderei quella, ho preso questa penna rossa fatta così. Anch'io ho preso un set di penne rosse, ma
queste qua molto semplici, che utilizzavo, che utilizzo tipo le medie e mi piacciono un sacco. Ho preso due Bic, una con i colori colorati e una invece per scrivere blu e rosso. Al contrario, io ho preso un set di tante penne, che è questo qua, che boh, le ho provate a utilizzare su tipo i fogliettini di prova e secondo me ci stavano. E io non sono una di quelle tipe che ha la penna, quella molto carina, vabbè. E quindi ho preso questa qua di In Line. Poi per dalla serie le penne carine non le uso, ho comprato una penna carina. In realtà non è proprio delle più belle che c'era, perché c'erano di quelle penne stilografiche super mega belle, però non l'ho mai utilizzata la stilografia, quindi volevo provare e tac, questa qua con appunto la stilo. Poi ho preso un pennarellone che servirà sempre per decorare, che si chiama Uniposca, col pennarellone. Scusa, Uniposca, che è verde chiaro, è un verde stupendo. Io invece ho preso questo pennarello della Stadler, si chiama Triplus Color Neon, di questo bellissimo azzurro. Ho preso queste due penne della Tombow, adoro. Questa qui è la Tombow Fuden Osekwe e ha la punta fatta così, ed è per scrivere in lettering però piccolo. E poi, dato che i colori delle Tombow che c'erano là disponibili li avevo già tutti, ho preso la Tombow numero 00, che è quella Water Base. Serve più che altro per poter sfumare i colori per fare un bellissimo lettering, infatti ha la punta così. Due cose molto random: ho preso un compasso perché Lely li ha distrutti tutti. Non i è compassi. Vero, not true. È verissimo, e abbiamo preso uno appunto sempre in tema arancio. In realtà non è che facciamo disegno tecnico, però per geometria, per matematica serve. Ogni tanto serve, quindi tac, almeno ce l'abbiamo. E lo condivideremo, vero? No. Un portalibretto arancione fluo, che appunto si vede la mia scelta nel video. Io invece ho preso dei post-it tutti colorati da mettere nel diario e ho preso un temperino, dato che non potremo ad alzarci molto probabilmente per andare a temperare la matita, ho preso un temperino minuscolo da infilare nel lattuccio. Io l'avevo già, quindi l'ho comprato. Poi nel gioco, quello pesca una, cioè pesca una cosa a caso nella corsia, mi sono capitate queste matite evidenziatori, sono matite fluo, quindi vedremo come scrivono. Ma non ho mai provato le matite evidenziatori, però boh. E poi abbiamo preso due cose uguali. Io ne ho prese tre per finire in bellezza. Sono le Stabilo Point Max Pastel. Noi ce l'avevamo già di colore nero, però l'abbiamo trovata in pastello. La nera scriveva da Dio, veramente. E poi abbiamo preso, taran, le Stabilo Pen 68 pastello. E io ho preso anche le penne queste qua, quelle con la punta sottilissima, perché le sono mie... i nuovi colori. Nuovi colori, perché le mie penne, avevo un set, sono tutte... cariche. Ultimissima cosa, ho comprato questo quaderno della Oxford, bellissimo. Bellissimo. Cioè, ha le pagine coi bordi rosa, a righe, ma la cosa bella è che hanno la carta spessissima, per cui qualsiasi roba tu metta sopra non dovrebbe trapassare. Vedremo. E poi è fatto apposta perché si può scaricare un'applicazione e si scansiona e puoi organizzare i tuoi appunti sul telefono. Il video termina qui, speriamo tantissimo che vi sia piaciuto, perché ragazzi è stato forse uno dei video più divertenti che abbiamo registrato. È stato stupendo. Se non ci seguite ancora, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di seguirci su Instagram, ci chiamiamo su TikTok, siamo aliauri.channel, sia su Instagram che su TikTok. Andateci a seguire, mi raccomando. Noi ci vediamo domani, dopodomani e sabato con un Quindi nuovo video. Sempre. Con un nuovo video tema back to school. Un bacione. Ciao.